Quello era mio padre? Chi lei era tuo padre? Elia. E avevamo appunto battuto Gardaland. Adesso dobbiamo andare avanti. Sicuramente c'è una sequenza filmata. Sì. Culo. No. Ma questa c'ha tipo le bende nel culo? ね、あんたもすぐ忘れる体質体質そうかもな。俺たちもいろんなことを忘れちゃう。類稀な戦闘力の代償だと思う。カオスに come i cristalli di tipo i GF che perdono la memoria. つまり忘却は慈悲だ。へえ。誰の？私たちがあれこれ忘れてしまうこと。 Comunque le animazioni facciali sono imbarazzanti, eh. Veramente sto gioco mi sta deludendo comunque sotto certi aspetti. Mi sta veramente deludendo. Il combattimento è fighissimo. Su questo ho poco da dire, in realtà. Però il comparto grafico. Ma questa c'ha le bende nel culo. Cioè non è svestita, è nuda. Cioè ha le bende sul culo. Ha una giacchetta e le bende sul culo. Che aveva letteralmente le bende sul culo. Comunque, dal punto di vista grafico mi sta deludendo parecchio sto gioco. Io spero che sia la demo così e che il titolo completo sia meglio come definizione grafica. Perché così non è bello da vedere comunque. Almeno, secondo me. O mi sono abituato troppo bene con Elden Ring, cosa che potrebbe anche essere effettivamente. Però veramente mi sta deludendo sotto alcuni aspetti grafici sto gioco. Un peccato in realtà, è un peccato. Perché il combattimento mi piace tanto. Mi piace veramente tanto. Oh! Buonasera Luri di Culoni Ilunga 0 e 192 pronto carabinieri Ilunga 0 e 192 pronto carabinieri Ilunga 0 e 192 pronto carabinieri Seppo Cestino Ceppo Cestino Sesto Ceppino Seppo Cestino no, ovviamente. Grazie per il rinnovo, ma Seppo Cestino no. Assolutamente no. Zero. Totale. No. No. Seppo Cestino? No. Mai. Ehi, Yuna, oggi ti ho visto da Sabaku, che scrivevi? Ti ho vista che scrivevi da Sabaku. Voi pensate che io non vi guardi? Io vedo tutto. Io sono ovunque, ragazzi, e voi non lo sapete. Io sono ovunque, vi leggo, vi vedo tutti. Io vi spio tutti. Comunque sì, graficamente veramente siamo ritornati su PS3 probabilmente. Cioè è una cosa che mi dispiace. E ripeto, spero che sia una cosa legata alla demo. Spero che sia una cosa veramente legata alla demo. Perché se il prodotto finale è così, è un vero peccato. Cioè io sto aspettando sto gioco da quando l'hanno annunciato. なんと力強い希望だろうか。ジャック、アッシュ、ジェド、ネオン、この世界を混沌の闇から救ってくれ。
Reculone. Sì, ho le telecamere a casa vostra comunque. Ci tenevo a dirvelo. Allora, il re cosa mi dice? Panondazo, hikari no senshi tachi yo. Warera no kibou yo. Cioè, guarda, sembra tipo depixellato, non lo so. Sembra tipo che la texture sia sgranata a livello proprio qualitativo. Io non so se dipende dal 4K o se dipende da... Veramente, cioè... Non ne ho idea da che cosa effettivamente possa dipendere. Perché non ne ho idea se è problema del 4K, ma... Cioè, non dovrebbe essere. Non c'è neanche l'HDR attivo, cioè. Dal ponte a nord recatevi dal governatore Sonne. Mi dice la stessa cosa? Una città di marinai. No, non ho visto screenshot da PS4 e sinceramente a sto punto sono contento di non averli visti, se devo dirla tutta. Comunque la principessa Sara è la waifu definitiva, è la waifu del gioco, proprio totale, super waifu totale. Ovviamente per chi non lo sapesse farò tutto il gioco in solo, non utilizzerò il companion. Così, giusto per prepararvi alla sfida che mi sto infliggendo da solo praticamente. Esatto, chi fa da sé fa per tre. Cioè, guarda lo sfondo come si vede, tipo tutto sgranato, tutto... Cioè... Cioè, veramente... Non lo so, dal punto di vista grafico, vi giuro, mi sta salendo la tristezza. Anche i personaggi, sì, hanno... Quelle animazioni facciali tipo da... Non lo so, da plastica... Da plastica 3D proprio, letteralmente. Oh, Jack no danna! Shinden kara kaette kita bakka daro? Daijin ga yado dai haratte kureterun da ga, uchi de yasunde ku kai? Fortuna che lui ha la maschera, così almeno non si vede la sua espressione facciale. Si sentono solo le parole. A parte il fatto che poi ho visto che non sono l'unico che ha avuto praticamente anche qualche lag o comunque qualche rallentamento di FPS su PS5 addirittura. Cioè, e su PS5 dovrebbe essere ottimizzato bene. Almeno, dovrebbe essere ottimizzato bene. E invece ieri per esempio c'è stato un calo di FPS e l'ho notato anche oggi da Sabaku che nella stessa scena ha avuto proprio un calo di FPS. Quindi non era problema della PlayStation, non era problema, ma era problema proprio del gioco. Hai sbloccato la missione principale, la partenza. Cominci la missione? Assolutamente sì, tanto l'equipaggiamento l'ho già fatto, l'ho già preparato, quindi va benissimo. La doppia classe ce l'ho. Ora voglio vedere se lo schermidore. Voglio vedere se lo schermidore ha ancora rotto come lo era nella prima demo. Cioè, praticamente la storia è raccontata. Cioè, la storia è raccontata. Cioè, tu fai solo i livelli. Cioè, ci sono tipo i livelli uno dopo l'altro. E praticamente la storia è raccontata. Non c'è tipo un'esplorazione,
almeno per ora sembra così. Vabbè, nostalgia, portami via. Proprio questo è un colpo a tutti i nostalgici della serie di Final Fantasy, proprio così, tipo coltellata lì. Za, za, za. Dico, toh, beccati questo. Io quando sono nelle live di altre persone sono sempre molto, molto tranquillo, scrivo veramente poco e niente, quindi non sono un tipo che si mette sotto in mostra nei riflettori. Non l'ho mai fatto, non è da me. Cioè, se capita che magari c'è qualcuno che incontro in chat, mi vede, mi legge, mi saluta, io rispondo subito senza problemi, però... Non sono il tipo che inizia a fare oh ciao cioè non mi viene. Non mi viene istintivo. Mi dispiace da un certo punto di vista. Ma quella non ha freddo con col culo di fuori? Quello era mio padre? Chi, lei era tuo padre? A parte il fatto che se mi paleso poi non posso spiarvi più, cioè finisce la mia copertura. Io vi devo spiare dall'ombra, così voi sapete che io ci sono e sapete che non ci sono soprattutto. Vabbè, comunque, cioè, chi mi conosce lo sa che seguo Sabaku da sempre, è l'unico canale italiano che seguo, quindi sono abbonato da una vita al suo canale, perché è una vita che sono abbonato, quindi. Il Chaos Counter, potrei metterlo nella versione originale, potrei metterlo. Effettivamente potrei metterlo, non mi costerebbe nulla metterlo e poi con un tasto aggiornare il Chaos Counter. Sì, anche perché comunque Jack lo ripete sempre, ogni cosa è caos, cioè vive perennemente nel caos. Ah, missione compiuta, così senza fare niente. Ok, il viaggio inizia. È sbloccato la missione principale del viaggio, che sarebbe di livello 12. Scegliere una missione. Sul mappamondo compaiono missioni diverse. Completandole puoi ottenere equipaggiamento migliore, sbloccare nuove classi e potenziare la tua squadra, oltre a riportare la pace a Cornelia. Quindi in missione puoi avere fino a 2 compagni di squadra che puoi sostituire. Ma quindi... Ah, questa la posso... Ah sì, ok. Non la posso togliere? No. Non me lo puoi dire questo. Io volevo farmi la solo run. Oh merda. Col triangolo si possono togliere? Ma come? Non me l'ha fatto togliere prima. Ah ok, così me l'ha fatto togliere. Ok, perfetto. Non l'avevo letto sinceramente, perché gli altri due li avevo tolti semplicemente spostandoli, senza bisogno di premere triangolo. Cioè erano in parti, li ho presi, ho cliccato qua e me li ha tolti. Ah ok, perfetto. Ecco, io lo voglio fare in solo. Grazie End. Oh, ciao Angel. Quasi un anno. Ecco. Rinoa OPOPOPS Pocestino. Ecco. TV. Vabbè. Ormai è finita. Qua l'unico cestino lo sappiamo chi è, ma non voglio aggiungere altro. Ecco, brava Yuna che mi ha ricordato di bere, che l'ho detto esattamente a inizio live, ricordatemi di bere perché devo bere. Devo idratarmi. Va bene, quindi posso fare solo il covo dei pirati praticamente. Andiamo a fare il covo dei pirati. Sì.
Che tra l'altro questa missione non c'era nella vecchia demo, quindi buono, mi piace. Perché nella vecchia demo c'era tipo la foresta, cos'era, la prateria, non mi ricordo. Che... vedi, questa è diversa, come dei pirati. No, però veramente graficamente... Non so, graficamente, ripeto, sarà perché magari mi sono abituato a Elden Ring, eh? Cioè potrebbe anche essere il fatto che mi sia abituato ad Elden Ring, che graficamente è un qualcosa di allucinante, però veramente boh, per il momento è solo delusione. Almeno graficamente parlando, il combattimento mi piace. Il combattimento mi piace parecchio. Ma non funziona più nello stesso modo l'intercettamento? Ah, no, è perché mi ha fatto l'attacco tiro. Non lo fa più il counter? Cioè, così lo fa. E col parry non lo fa più? Minchia, l'hanno corretta sta cosa? Ah. L'hanno corretta? Ce l'hanno corretta, oddio. Ah, c'è l'abilità? Ok, perfetto. Ah, e allora sì, può essere che la devo sbloccare. Mica non me la ricordo sta demo. L'ho completata la prima, ma... Aspetta, effettivamente hai ragione. Dovrei vedere. Ah, vabbè, devo vederlo poi dal coso. Perché poi c'è l'abilità che tu fai il parry e ti fai il counter automatico. Là diventa rottissimo il... Là diventa rottissimo il coso, lo schermidore. No. Merda. Sì, ma siete due, figlioli... Ricordo che, cioè, mi ero letteralmente innamorato dello schermidore. Mi ero letteralmente innamorato. Samurai non l'ho provato effettivamente. Non mi ricordo se c'era nella vecchia demo. Forse l'hanno aggiunto qua. Ah, infatti nella vecchia non c'era. Ok, mi ricordavo che non... Ah, minchia, però mi sa che qua siamo un po' troppi. Porca troia. Il sistema di lotta mi piace un casino in realtà, devo essere onesto. C'è un sistema molto più action rispetto al classico Souls. Ci sta. Per variare un po'. Lo trovo molto più action.
Questo lo trovo molto più action rispetto a, ovviamente, a un Elden Ring, che non c'è paragone. Mi devo andare a vedere qual era. Aumenta la resistenza con lo scudo. Mi sa che era in fondo l'abilità che dicevo. Per spade, aumento forza. Sfera un contrattacco automatico. Ah, ecco, questo qua è. Boh, a posto. abbiamo rotto il gioco. Abbiamo rotto il gioco. Posto, fatto. Nissi. Vai. Fine. Vabbè, tanto queste le dobbiamo sbloccare tutte. Le classi comunque le livellerò a prescindere. Almeno cerco di livellarle il più possibile. Oddio. Madonna, chi è stata ammarrata di maschera? Sembra un ninja, tipo la maschera di un ninja. Oh! Mi è rotto totale. Rotto totale. Ah, vabbè, questo sì, vabbè, ci sta comunque. Sarebbe stato forse un po' troppo esagerato. Vedi, non li cristallizza gli esseri umani. O almeno mi è sembrato che non li cristallizzasse. Cioè, le creature sì, ma gli umani no. Non c'è il resto del team delle battaglie, perché non lo voglio. Cioè, sono secondo me troppo forti. Attaccare con cerchio, non lo so. Forse perché ho giocato a Genshin oggi. Ho fatto le daily, quindi mi è venuto in mente. Cioè, mi viene a volte di attaccare con cerchio. Sti barilotti esplodono, vero? No, vabbè, lo schermidore è rotto totale. Cioè, è veramente rotto. Le altre classi non le ho provate, perché comunque potrei innamorarmi anche delle altre classi. Thank you.
Spadone livello 11, classe migliorata. Ho detto ci potevamo utilizzare le stalattiti, ma per cosa? Ah, forse per distruggere i nemici. Tipo come cosa extra. Anche perché non c'è il salto, quindi diciamo che tu hai un'esplorazione molto limitata nei livelli. E praticamente anche qua è un corridoio, fondamentalmente. Cioè è un corridoio sto gioco. Almeno per quello che vedo finora è un corridoio. Ma ripeto, sarò molto duro nei confronti comunque di questo titolo. Perché, cioè, io lo aspettavo da veramente tanto tempo. Io lo aspettavo veramente, veramente da tanto tempo. Sono sincero, io è un titolo che aspettavo da tanto tempo e non lo so, ho un po' di delusione, se devo dirvela tutta. Ecco, è chiuso. Ho veramente un po' di delusione. A parte il comparto grafico, che poi vabbè, quello può essere, diciamo, una cosa personale. Merda. Mi ha rotto la guardia. Che tanto lo jaguaro. Ah, amico, questa è la presa. Mi ha shottato? No. Merda, mi ha rotto. Eia! Oddio! Bastardo. Minchia, mi ha rotto di nuovo la guardia. No. Niente, l'ho sottovalutato. Quando fa il graffio ne fa di più. E fa qualche 4 graffi, quanti minchia ne fa? Pensavo che uno si fermasse. No, cazzo. Niente, mi ha shottato. Devo stare attento, sono troppo greedy. Il combattimento a me piace un casino, ragazzi, veramente. Il combattimento mi piace veramente tanto. Veramente, veramente tanto. Come si
Giustamente. E che cazzo però. Non ci credo che mi ha preso. Ho ottenuto, cos'era, una katana quella? Vulnerabilità del nemico. Alcuni nemici hanno parti del colpo vulnerabili agli attacchi elementali. In caso degli jaguari, le vibrisse si distruggono più facilmente con le oscillazioni ripetute, provocando anche una notevole riduzione della barra di logoramento. Ah, ok. Scusa, ma la chiave dei pirati è perché mi apre questa porta, giusto? Cioè mi dà... Vabbè, mi dà tipo la shortcut. Vabbè, sì, ci sta. Scusa, ma mi apre anche questa? No. Qua dentro non c'era più niente? No, ok. In hard sì, ti shottano. Ti shottano, questo sì, purtroppo l'ho notato, ma anche con Garland stesso. Cioè, mi faceva alcuni attacchi che poi veramente ho dovuto... Ho dovuto, tra virgolette, spammare la schivata perché era molto più pratica rispetto... rispetto comunque ad altre classi o in generale... ad altre mosse, volevo dire, scusatemi, non ad altre classi, non c'entro un cazzo. Quindi sì, effettivamente sì, proprio hanno alcune, soprattutto le prese, perché comunque le prese ti shottano quasi sempre. Ah, lo posso attaccare? Non ci ho pensato effettivamente ad attaccarlo. Non mi viene da farle queste cose ormai. Ah, ok, vedi, si può rompere. Giustamente c'è il forziere. Infatti per questo ho detto ma... No, gli ho tolto il ferri, giusto. Ecco, vedi, io giocando al The Ring queste cose non ci penso più ad attaccare cancelli, cose, perché... Cioè là le fai per i passaggi segreti, ma è diverso, non è la stessa cosa.
Magari spaccare le casse sì, perché quello mi viene istintivo farlo, fare i roll in mezzo alle casse, spaccare gli oggetti, quello sì, però attaccare la porta tipo per farla cadere, devo abituarmi a questo schema mentale. No, io l'ho giocato direttamente ad hard pure, non cioè non mi interessava normale. Sapevo già che sarebbe stata diversa la grafica. Oi. Allora, non ci siamo. I Sahajin, sempre bastardi dall'era dei tempi. Già il fatto che non ci sono morto contro i Saiyajin per me è una soddisfazione. Ma dove cazzo sei arrivato? Da dove sei arrivato tu? Cosa vuoi? Chi sei? Chi ti conosce? Allora, se l'obiettivo in realtà è sulla nave... Questo è anche vero, è una cosa che non ho ancora messo in testa, il fatto di poter cancellare le animazioni. Se cambio la classe prontivamente. È un'altra cosa che mi deve entrare nel cervello. Perché è molto comoda questa cosa. Non mi entra proprio nel cervello. Però no, aspetta, di qua mi sa che vado avanti. Quindi no, mi conviene andare di qua prima. Pensavo fosse al contrario. E là c'era un forziere, ho visto. Beh. Ora mi spuntano i Saiyajin. No. Oh cazzo. Dio, non pensavo ci fosse la possibilità di cadere. Ero convinto avessero messo il muro invisibile. Data la grande... Qua c'è qualcos'altro? No. Ero convinto ci fosse il muro invisibile. Non avevo proprio minimamente paura di cadere. Ho detto, vabbè, tanto per come è fatto il gioco, che è un corridoio, non credo che possa cadere. Minchia. Proprio nel burrone, nel precipizio totale. Questa è un'abilità... Ecco, già questo un po' meglio. Bello anche il fatto che ti abbiano messo le classi evidenziate con i punti. Così sai quale devi livellare subito. La katana. Katana e Ronin.
Le katane ottengono un potenziamento offensivo maggiore premendo R1 fino a raggiungere consapevolezza. In consapevolezza, consumando PM, si possono infliggere danni ingenti con attacchi derivati da R2 a R2. Cioè, nel senso, le combo con R2. Con R2 Ronin usa fendente a sorpresa altamente logorante e caricabile tenendolo premuto. Beh, quando si prende però qua mi sa che devo mettere, devo cambiare la classe. Madonna. Sì, questa è la demo ancora. Sì, a me il gioco arriva il 15. Il giorno 15 mi arriva il gioco. Ma non è detto che comunque lui sia Garland, eh? Cioè, lui dice di chiamarsi Jack Garland. Io sono molto convinto che faranno il plot twist, tipo che lui è il figlio, o comunque lui è... Cioè, questa è consapevolezza e poi faccio le abilità. Fendente a sorpresa. Ah, ma è stando fermo? Cioè, devo stare fermo e poi posso fare l'attacco... Ah no, minchia. Cioè, posso fare così? Come, scusa? Cos'è? Non ho capito. Cioè, tipo Berserker. Una macchina. Oddio, cosa c'è? Il cactus? Sento il cactus. Oh oh, minchia. Certo, la cosa è che tu devi fare... Cioè, sei una macchina da guerra praticamente, però... Giustamente bisogna fare attenzione a quando si utilizza. Perché non è facile comunque trovare il tempismo giusto. Cioè, la determinazione... È particolare, molto particolare. È una furia, perché tu diventi una furia praticamente. Cioè, puoi letteralmente spammare. Cioè, tu praticamente spammi e basta. Cioè, puoi letteralmente spammare e basta. Se col nemico giusto, ovviamente, perché poi... Cioè, tecnicamente, la cosa giusta da fare probabilmente potrebbe essere anche questa. Parry. No, non lo puoi fare. Perché fa l'attacco diretto, giustamente, col parry. Però anche l'abilità con R2 non è male. Anche l'abilità con R2 non è male. Però per sfruttare... Ecco, questo... Devi stare attento a quanto lo utilizzi, però è micidiale. Addirittura. C'è una skill che ti mette in consapevolezza. Dopo R2 premi R1 al nastro e OP.
Ai. Ai. Certo, sarà bellissimo esplorarsi il mondo delle combo, perché, cioè, ripeto, per me comunque Stranger of Paradise rimane molto più action rispetto a un Souls in generale. Ha meccaniche Souls, perché ha meccaniche Souls, però non posso comunque paragonarlo a un Souls vero e proprio. Non posso paragonarlo. Perché è palesemente molto più action. Sì, ma qua. Anche lo schermidore comunque è abbastanza interessante in termini di break. Da 3 è incredibile. Combo da 3 è micidiale. Letteralmente micidiale. Devo trovare ora un pannello per poter vedere di potenziare un po' l'abilità del Ronin. Ecco, posto. Minchia, l'ho chiamato. Allora, riduce i PM necessari per le abilità dinamiche, non male. Aumenta l'affinità con la classe, non male. Incrementa il logoramento inflitto con le abilità, questo ovvio. Tipologia fisica, lacerazione. Miglioramento forza, attacca con un vedente ascendente che scaglia in aria il bersaglio colpito, eseguibile con R1 e R2. Ok, quindi questo è combo. Questo è migliorato pure, mettiamo tossina, che non è male. Qui cosa abbiamo? Potenza l'abilità assegnata L indietro più R1. Attacco derivato R2. Compensa il logoramento in base ai danni magici. Questa invece è una tecnica eseguibile con R1, R1, R2. E attacca competenti che infliggono danni logoranti elevati. Questa ci sta. Questo cos'è? Intercettamento. Ah, ecco che posso attivare intercettamento automaticamente. Non sarebbe male in realtà, però no, preferisco. Attacco competenti che infliggono danni elevati, mentre invece questo posso mettere infliggono danni logoranti elevati, e questo invece è aggressione. Anche se io mi ricordo che nella mia vecchia partita con il triple R1 più R2 avevo messo l'intercettamento, quando in realtà mi sto accorgendo che aggressione non è male, ha una buona concentrazione di ha una buona concentrazione di, diciamo, di break, chiamiamola così. Non è affatto male. L'affinità, ovviamente. E qua uso anche le pietre dell'anima, perché la voglio portare su. Ecco. Aumenta temporaneamente i danni inflitti, ma anche quelli subiti.
però vuole due punti. Questo invece aumenta, no, attacca con un fendente ascendente. Ah no, questo è quello, sì, ok. Riduci PM per le abilità dinamiche, potenzia le abilità, infligge danni critici, incrementa il logoramento inflitto con le lacerazioni. Nuova classe samurai. Imperturbabilità, incrementa temporaneamente il recupero di PM quando si colpisce il nemico con un attacco standard. Attiva recupero di PM con parate precise. L'effetto termina se vacilla dopo un attacco. Attacco derivato generico, assegnabile a qualsiasi alloggiamento per combo. Conduce inconsapevolezza per attaccare fulminamente con un fendente permeato di potere glaciale. Ah, ecco, questa qua è l'abilità proprio, sì. Vedi, conduce inconsapevolezza per attaccare. Madonna mia. Quindi non ho bisogno di tenere premuto neanche R1 in questo caso. Faccio l'abilità, R2, via, easy. Però a questo punto la consapevolezza non la posso utilizzare con le altre classi. Cioè la consapevolezza è una caratteristica del Ronin in questo caso. Cioè il samurai penso che la possa utilizzare. Però il Ronin no. Cioè lo schermidore ad esempio no. Perché questa comunque è un'abilità vera e propria. Col samurai sì, ok. Questo sì, immaginavo. E questo cos'è? Il berserker? Ah no, il guerriero. Ah, l'hanno cambiato. Prima non era col samurai. Prima il guerriero si sbloccava col schermidore e arma a due mani, se non sbaglio. Probabilmente questa è la release ufficiale. Per katana, attacco derivato livello 2, R1, R1, R2. Derivazione, livello 2, consapevolezza. Durante consapevolezza potenzia l'abilità assegnata a R2. Velocizza le schivate. Minchia. Aumenta l'affinità con la classe del Ronin. Incrementa il logoramento. E attacco ruotando i nemici circostanti, spazza via quelli colpiti. Ma quella doppia R2, questa qua non è male. Ah, infatti, schermidore e spadaccino, qua sbloccano il cavaliere. Ah, vabbè, sì, vabbè, hanno aggiunto giustamente nuove classi, quindi di conseguenza ne sblocchi nuove con nuove metodologie. Quindi, va bene, ci può stare alla fine. Questo non è male, però aumentare i danni subiti, sinceramente. No, andiamo avanti, voglio sbloccare questa. No, dov'era? Questa? No, questa qui dobbiamo sbloccare. Assolutamente. Ma proprio... a motore proprio. Qual è l'evoluzione classe da fare? Ah, punti classe 1 qua. Ma qui chi cazzo, che cazzo aumento? Qua non posso aumentare nulla. Infatti non posso aumentare nulla. Aspetta, qual era zanna del lupo? Questa qua, sì, infatti. No, ma assolutamente voglio prendere prima questa. Questa addirittura PC necessari 7. Qua 4, qua 2. Vabbè, ok, ci può stare. Ci può stare, ok. Quindi utilizziamo il Ronin. Come abilità per ora coso tossina, Lux e il rinforzo. Vabbè, niente di estremamente... Che cazzo faccio? Qua ancora non mi viene in mente che gli oggetti si utilizzano col pad centrale. Ah, 7 totali per arrivare lì. Ah, vabbè, sì, effettivamente è vero, perché poi ti fa tutto il percorso. Cioè, posso fare tutto il percorso. Sì, giusto, non era 7, era solo quella. Sarebbe stato forse un po' troppo esagerato, effettivamente. Mi chiama appresso. Ai. No, siete un po' troppo. Mi chiama breccato. Va bene, siete un po' troppi, facciamo un po' di pulizia. Ah.
Ma cazzo se ne andò? Ci sono i Sahajin. Questo pacco è fenomenale. Letteralmente fenomenale. La tripla combo veramente buona. La potrei fare anche solo con R1 e subito R2 per essere più veloce. E quasi quasi. Cosa ho con R1 più? Ma no. Ma sì, R1 R2 easy proprio. E qua il triplo. E qua il triplo invece metto intercettamento. Così facendo la combo mi posso parare subito nell'eventualità ci sono problemi. E chi ho io vi dato? Mi sto così la posso rimettere subito. OP. OP proprio. OP. Sì, sì, l'ho notato l'R2 che è arrivato. Aspetta, non l'ho messa? No, ancora non ce l'ho la nuova skill. Ah, dici quella della combo? Ah, vero che c'ho quella. C'ho la combo. C'ho l'una pallida, che è quella che sì, lo mette. C'ho anche fendente a sorpresa, che non è male. Rinfondere la katana, poi la sguaina rapidamente per sferare un fendente. Ah, ma c'è di default vento di guerra, ecco perché. Fendente a sorpresa ce l'ho soltanto con R2 fisso. Potrei provarla in luna piena così. E poi invece qua, se ne tenete a sorpresa, forse è la scelta migliore. Io faccio due colpi, carico e poi scarico tutto in una volta. Mentre invece se faccio la combo da tre, poi mi conviene soltanto fare la spazzata senza bisogno di tenere premuto. Così la proviamo questa qua. Ma se ora mi ripristino. Vabbè, mi fa il checkpoint qua. C'ho la shortcut. Madonna, rottissimo. Rottissimo. Ora proviamo questo. Allora, vediamo questo com'è. Ok. Oh, attenzione. Cos'è, boss? Va anche da media distanza? Mi vale? Cioè, riesco a colpire? Potrebbe essere allora molto più interessante con solo R1. R1, subito rinfodero e via. あんたがビッケか。ビッケ船長だ。キャプテンビッケ。俺たちはクリスタルを探している。村の長官に会うように大臣に言われてきたが、今ではあんたが町を仕切っていると聞いた。おおよ。海賊が役人代わりとは。なんて世の中だって話だよな。これこそ混沌の闇だ。 Caos un'altra volta. クリスタルはどこにある?
Oh oh. Ok, fammi vedere come si è combinato. Mo ti faccio vedere la potenza. Oddio! Madonna mia! Ah, ok, sei morto. Ah, minchia, non si stunna. Non si stunna. Ah, beh, è vero che qua non c'è la cosa che se anche faccio il parry lo stunno e quindi posso contrattaccare subito. Minchia, sta cosa non mi entrerà mai nel cervello. Sono troppo abituato bene. Bike in pugno riesce ad avere forza d'attacco. La sua abilità sollevamento non vanta una sola potenza devastante, ma riduce i danni che infligge e aumenta quelli subiti. Mantieni la calma e parano o schivano i colpi. Gli altri pirati accorreranno in difesa del loro capitano. Sfrutta anche tu l'appoggio dei tuoi alleati. Quali alleati? Io non ne ho alleati, mi dispiace, scusa. Non ne ho. Beh, con lo schermidore probabilmente sarei troppo rotto, quindi... Aia. Vabbè, però se quello mi attacca alle spalle... Vabbè, all'inizio devo usare lo schermidore, ho capito. Almeno per counterarmi quelli devo mettere lo schermidore. Andiamo. Rotto totale. Almeno quello lo devo fare per forza all'inizio. Che sennò mi rompono i coglioni in una maniera allucinante. Yo. Cioè posso giocare soltanto così praticamente. No. Ah, si è tutta la volta? No! Madonna mia! Mi ha fatto volare! Oddio! Madonna mia! Bellissima! Top! Ho fatto fuori campo! Ma secondo me in realtà no, probabilmente perché ti sei abituato di più al boss. Io anche Garland, a parte la seconda fase, che effettivamente un pochettino mi sono un poco cassariato, ma perché non me la ricordavo comunque. Cioè non mi ricordavo proprio la prima fase in generale. Ho tolto il parry giusto. Aia. Picchia, quello mi attacca alle spalle, bastardo. Devo farli fuori subito a quelli. Mi metto a perdere tempo con per fare lo splendido. Non può essere. Devo shottarli proprio. Deve essere una cosa fulminea. Oh, ma che vuoi? Cosa vuoi?
Aspetta, aspetta, che prima qua mi devo attaccare il tuo amico. Ok. No! Aspetta, aspetta, ora... Ok. Chiedi la bottiglia. Oddio, mi richiama di nuovo? Bastardo! Mi ha preso completamente a caso quel. Non è giusto questo, però. Non sei leale, non sei come Garland tu. Garland mi affrontava da solo, però. Ma che... Minchia, ma neanche... Quello è breccato.
No. Piano, 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 fammi recuperare un attimo. Fermo, ok. Ok, ok. Ok, ci siamo. Ah. Sei stronzo allora. Oh, piano. Una alla volta, piano, fermi. No, ho sbagliato. Minchia, mi è finito. Porca troia. E perché... Madonna. Ho finito le pozioni. Eia. No, non l'ha preso. Sprecato. Sono un po' greedy effettivamente, vero? Lo stesso. Ma no, perché mi ha breccato? Ma no, no. Era giusto. Forse è perché ero leggermente ero leggermente spostato magari. E ci può stare. Cioè vedi però, minchia che palle. Cioè sto ancora combattendo con quello. E mi arriva il colpo di quell'altro. Merda. Ma non doveva prendermi. È perché cerco di parriare subito, da un lato è sbagliata questa cosa. Perché la barra comunque non si ricarica velocemente, eh. Vedi, l'ho persa la barra. Ciao. Via! Mi ricordavo si ricaricasse più velocemente la barra del Perry, eh. No, questo non è perché sono avido, qua è perché sono stronzo. Qua è perché sono stato stronzo io. Lo ammetto tranquillamente, non ne ho problemi. Li ammetto i miei errori, non... Perché vedi, io mentre faccio l'animazione... No, mi sto grattando il naso, fermo, aspetta. E allora sei stronzo. E allora sei stronzo però. Sei proprio stronzo, questa volta non io, lui. Questa volta non ero io stronzo, era lui.
Questa volta sì. Questa volta non ero io. Perché vedi, cioè il problema è che lui si stunna. Cioè lui lo riesco a stunnare. No. Bastardo. Mi ha spezzato. Vedi? Bastardo praticamente mi arriva addosso così, a caso. No! Ciao. Minchia, sono ancora vivo. Attenzione, il miracolo. Cos'era quello? Indietro, quindi mi fa danno anche quando torno indietro. No! Vedi qua per esempio ho quasi la barra piena. Ok, qua non va bene. No, questo ho aspettato troppo. La laguna. Io devo stare attento perché anche la schivata mi consuma vigore, quindi porca troia.
Qua ho sbagliato. Dovevo schivare. Io il primo colpo lo posso pariare perché è veloce. Il secondo, siccome lo carica, che... oh, ce la fai? Che siccome il secondo lo carica e io non posso restare troppo tempo. Non posso restare troppo tempo caricato. Visto? Perché lui carica. Però no, minchia, lo stesso mi ho preso. Beh, questa era giusta, però. Visto, il primo lo posso schivare, perché il primo... il primo va bene. Visto, questo già ho rischiato. Questo ho già rischiato. Vedi, vado di U, vado al primo colpo. Aspetto. Easy. E poi giù di counter. Vabbè, però minchia. Cioè, guarda, mi lancia la bomba mentre sono in animazione della presa di quell'altro. E mi fa danno. Continua a prendere lo stesso. Ma di questo devo stare fermo, perché altrimenti sono fottuto. Visto, questo devo stare fermo per forza. Perché se mi sposto le fiamme mi fanno danno, comunque. Vedi, mi colpisce con l'animazione dell'altro. が切れそうだ。
No, aspetta, prima eliminiamo questo. Ah, ok, non c'è più bisogno. Posso. Che sei diventato più veloce ora? Beh, oddio, da un lato non è un male, eh. Non è un male da un lato. No. Questo fail. Merda. Ho fallito. Lo schermidore è troppo rotto. C'è poco da fare. È vero che non riesco a breccare, quindi me la porto per le lunghe. Perché comunque non brecco e me la porto per le lunghe. Questo purtroppo è così, essendo una classe utilizzata prontamente per questo. Però è bellissimo il fatto che tu parry contrattacchi. Io adoro sta cosa, non ci posso fare niente. Bellissimo il Ronin, lo utilizzerò probabilmente quando ci sono più avversari, ma contro il boss 1v1 schermidore è troppo bello giocare così. Veramente veramente bello. Veramente veramente bello. Gli elfi oscuri, madonna che palle. Quello dentro la caverna. Un'altra volta caos. Bella però sta boss fight. Possibilmente la ripeterò. Cioè mi ci metterò a ripeterla. Certo, un po' infame il fatto che lui chiami rinforzi e quindi devi gestire prima i minion e poi puoi gestire lui effettivamente. Però oddio, non è esattamente, cioè non è così traumatico come pensavo. Va bene, dai, direi che come Stranger of Paradise ci siamo. Spamma solo Chaos. Conosce una parola sola, Jack. Ha una parola sola in vocabolario. Chaos. Fine. Cioè, completamente, completamente andato. Chaos. Solo Chaos. Non c'è nient'altro che... Dice, ma... No. È vietato imparare un'altra parola perché non può essere. Allora usiamo due anime qua. Ecco, così sblocchiamo questa. E qua me ne servono altre due. Così ok, perfetto. Magari poi
Si eleva in aria per sfogliare i fendenti che colpiscono ad ampio raggio. Carino questo. Qua invece cosa abbiamo? Aumenta l'affinità con la classe degli schermidori. Assolutamente sì. Ah, minchia, erano tutti i punti. Ah, ecco, vedi, cavaliere. E qua invece è mago rosso. Mago rosso era carino. L'ho utilizzato per un po' quel mago rosso. Non era male in realtà. Era anche abbastanza divertente da usare. Sicuramente più divertente dei maghi in generale. Perché le magie qui veramente non mi piacciono come sono fatte. Cioè, se le fai con le combo, che magari riesci a collegarle con le combo, allora sì. Perché non hai bisogno di tenere premuto e poi indirizzare la magia dove la devi indirizzare. Cioè, quella cosa è veramente odiosa per me. È veramente odiosa perché devi memorizzare dove sono le magie, selezionarle e poi rilasciarle. Cioè, sta cosa non mi piace proprio. Veramente non mi piace proprio. Non mi piace. Ma non, già l'avevo criticata anche... l'avevo criticata anche addietro. Ah, posso sbloccarla già. Cioè, proprio l'avevo criticata fortemente questa cosa. In realtà. E continuerò a criticarla perché non mi piace. Però le magie gestite con le combo non sono brutte. Mago rosso. Poi c'era il mago bianco che aveva la magia. Qual era? Lux? No, non era Lux. Era la magia quella bianca che era tipo Sancta, ma non era Sancta. Che era troppo rotta quella magia. Era rottissima. Spammava la combo tipo tu così e mitragliato. Ah, Dia, esatto. Cioè, allucinante. C'era quella magia che era veramente rottissima. Veramente, era una cosa scandalosa, letteralmente. Veramente scandalosa. Cos'è che devo migliorare? Ah, ancora qua un punto. Ma dove lo uso? Non lo posso usare. Qua vi servono tutte e due. Ah, questa è una combo, tra l'altro. Conduce inconsapevolezza per attaccare fulminamente con un fendente permeato di potere glaciale. Però poi la consapevolezza ti resta a quanto pare, vero? Perché sì, vedi, ha ancora il bagliore. Quindi tu, volendo, puoi fare questa tecnica, rimanere in consapevolezza e poi iniziare a spammare come se non ci fosse un domani. Sì. Cioè, tu praticamente qua puoi fare tranquillamente R1 e R2. Vai in consapevolezza e spammi. Easy. Proprio facile facile. Così non hai bisogno neanche di tenere premuto R1 o tutte quelle robe lì.